Buongiorno a tutti, ben ritrovati ancora una volta su un treno. Sono in direzione di Ischia, dove parteciperò a una tavola rotonda in occasione del premio internazionale di giornalismo appunto di Ischia, premio importante con importanti partner e patrocini e un po' le televisioni di tutta Italia e non solo. Quello che mi interessa è parlarvi di chi ha vinto il premio internazionale di giornalismo, ed è un russo, un giornalista russo che si chiama Grigori Pasco, o Pasco, non so bene come si pronunci, e che è un ex ufficiale della Marina Militare Russa, nato nel 1962, se ricordo bene, che nel 1997 denuncia, mentre è in servizio con la Marina Militare, lo sversamento di rifiuti radioattivi nel mare del Giappone da parte di navi cargo russe. Per questo lui fa l'inchiesta alla pubblica e per questo viene imprigionato. Si scatenano come sempre, fortunatamente, organizzazioni per i diritti umani. La Corte di Giustizia ritira 4 dei 6 capi d'accusa, 2 rimangono, quelli legati in particolare al suo ruolo di militare. Mi evoca qualche cosa di che sta accadendo nei nostri mari in questo momento. A seguito di questo viene poi finalmente liberato nel 2002 dopo gli arresti e tra le varie cose lui si dimette ovviamente dal suo ruolo di militare e fonda una rivista trimestrale sui diritti dell'ambiente e i diritti umani che si chiama Ecology and Law. Da allora si è sempre impegnato in inchieste per i diritti umani e per i diritti dell'ambiente, denunciando in particolare i traffici internazionali di rifiuti che, ahimè, molto conosciamo anche noi italiani da vicino. Pensiamo una su tutti a Ilaria Alpi, che stava indagando proprio su un traffico internazionale di rifiuti radioattivi. E il suo impegno è stato coronato intanto già in passato da un premio per i diritti umani e oggi dal premio internazionale di Ischia sul tema ambientale. Chiudo la invinusa anche dicendo che è interessante che anche premi prestigiosi, premi letterari, premi di giornalismo, sempre più si occupino dei temi ambientali, perché come il caldo di questi giorni dimostra, credo avremo sempre più bisogno di una corretta comunicazione e informazione sui temi che condizioneranno la vita degli uomini, la vita di noi come singoli, ma anche la vita dei popoli che sono costretti e saranno sempre più costretti a spostarsi per l'invivibilità dei propri territori. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buon weekend a tutti. Ciao ciao.